potenziali opportunità per trasformare la vita delle donne. L'importanza di studiare le differenze di genere tra uomini e donne nel campo della salute. E questo è l'obiettivo della campagna di informazione che il Soro Optimist International Club di Pesaro, in collaborazione con la Fondazione Lotta contro l'infarto e Asso Diabetici, lanceranno attraverso il progetto Si parla di cuore, camminata per la salute, il prossimo 6 e 7 aprile a Pesaro, presso l'ambulatorio Tenda nel Piazzale della Libertà. La medicina di genere ha l'obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate agiscono sullo stato di salute, sull'insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sulle terapie. L'associazione vuole proporre una campagna di informazione sulla medicina di genere e in particolare sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile nell'ottica di una salute più equa. Questa iniziativa, che è nata da una proposta del nostro nazionale che ha sede a Milano, su qualche cosa che riguardava la salute delle donne, oltre che quella degli uomini ovviamente, ma con una differenza che ha a che fare con il genere e che non riguarda soltanto la differenza degli organi sessuali, diciamo. E è una differenza importante sia per l'insorgenza delle patologie, in particolare quelle cardiovascolari, e per il decorso e non da ultimo la risposta alle terapie. Siamo riusciti a mettere insieme questa giornata e mezzo con anche un convegno con delle dottoresse che sono esperte nel campo, e speriamo di poter portare questa informazione al numero maggiore di donne possibile.